Buongiorno a Carla Ruocco, parlamentare Buongiorno, del Movimento 5 buongiorno Stelle. Tanto che una settimana non sentivamo un esponente del movimento e oggi cacio sui maccheroni per un commento al volo su cosa è successo su Banca Italia. Qual è la vostra posizione? Immagino che sia interessante, per questo l'abbiamo chiamata, perché molti dicono che con questa mossa Renzi ha bruciato la carta delle banche ai 5 Stelle. Pensa che ma fosse questa assolutamente l'intenzione? no. I cittadini sono sufficientemente intelligenti, non bisogna offenderli pensando che non capiscano che quella di Renzi è soltanto una mossa ipocrita che tende a rincorrere invece il Movimento 5 Stelle, che alla fine non porta a nulla perché è una bagarre interna solo per depistare l'attenzione su tutti quelli che sono i conflitti di interesse che il Partito Democratico, il governo che ha condotto nel passato Matteo Renzi e tuttora, perché Ma sappiamo sia che sincera, l'autosegretario voi Rossi meditavate un ha il padre attacco? che ha gestito la Banca Etruria e che è stata appunto travolta dal crack finanziario che ha buttato per strada purtroppo dei decine di migliaia di risparmiatori Voi inconsapevoli. Detto meditavate un questo, attacco su questo tema, proprio su, cioè meditavate di farne un punto di campagna politica? noi non facciamo campagna elettorale sulle banche, su argomenti così seri per i cittadini, noi vogliamo solamente far chiarezza. Visco ha delle responsabilità pesantissime, anzi le dirò di più che è uno scandalo che ieri si sia presentato in via del tutto informale, senza avvertire i gruppi, senza che il presidente Casini avvertisse i gruppi parlamentari, cioè alla fine solo il Movimento 5 Stelle, presso la commissione d'inchiesta sulle banche. Perché ieri d'amblé, senza che noi sapessimo nulla, cioè che il Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica non invischiata praticamente con conflitti di interesse all'interno del sistema bancario, non venisse minimamente Beh, avvisata ora gli che unici. Visco andasse a parlare con il presidente Casini, quindi in violazione totale del regolamento della commissione d'inchiesta stessa. Però Allora non era siccome un'audizione, era la consegna dei No, è documenti. Calendarizzate, peggio perché le audizioni sono calendarizzate certo. e quindi invece in questo caso noi non siamo stati informati. Perché questo incontro a porte chiuse? Perché non hanno sentito la necessità di Secondo lei informare la perché? prima forza Secondo lei, lo politica dica del lei, Parlamento? perché? Perché quando si tratta dell'argomento banche, un argomento bollente dove fare trasparenza fa del male al vecchio sistema politico che si autodifende, anche la scelta di un presidente come Casini, ora nulla di personale contro questo presidente, però sicuramente non garantisce una apertura verso la Mi trasparenza, scusi, un però, modo di scusi, ma allora procedere. voi siete d'accordo nel merito con Renzi? Cioè voi pensate che Ma dovrebbe Renzi essere non sta rimosso? così, no, no, aspetti un attimo, per favore, noi siamo coerenti e Renzi ci ha rincorso, ha fatto la rincorsina finale dell'ultimo istante, salvo poi in tutto questo quadro si riconfermerà Visco perché di fatto andrà a finire così e Renzi ha fatto la sua bella finta per depistare l'attenzione dal fatto che Renzi è una delle prime persone che non ha nessun interesse a che si faccia trasparenza sulle vere responsabilità della scellerata gestione del risparmio in Bene, Italia. Oscar. Io però, senta, si metta nei panni gli ascoltatori vorrebbero dalle forze politiche conoscere più le posizioni sul merito che il rimpiattino su chi ha inseguito chi. Io lo capisco, cioè, potete avere ragione, eccetera, però stando sul merito, la risoluzione approvata comunque dal Parlamento con l'astensione di Forza Italia e quella del PD significa per voi che Gentiloni a questo punto deve sostituirlo, Visco, oppure no? Ma certo, ma per noi
noi non siamo entrati nella bagarre. Noi abbiamo detto che Visco si sarebbe dovuto dimettere al tempo degli scandali e vuotare il sacco su quelle che sono le responsabilità di Banca Italia. Tantomeno adesso va confermato, ma non se ne parla proprio. È una persona su cui grava il peso di responsabilità, peraltro non chiarite, e quindi non va assolutamente riconfermato. Ma questo è chiaro. Ecco, e secondo voi, una volta chiarito questo, che ci ascolta, sarebbe meglio evitare la continuità pescando un membro del direttorio che ha comunque quindi condiviso tutte le posizioni di Banca Italia e prendendo da fuori, per esempio, per rimarcare ancora di più quello che lei ha detto, oppure no, secondo voi? Ma un membro estraneo, una persona che garantisca comunque una vigilanza coerente. Il ministro Padoan le andrebbe bene? No, vabbè, nomi in questo contesto. Ma ci dica il profilo, uno come, che ne so. Ma no, guardi, non penso che in Italia non ci sia una persona all'interno anche del sistema bancario che, ce la deve dire. Non è tutto marcio, perché sarebbe assolutamente sarebbe un'illazione ingiusta. Quindi bisogna identificare un profilo all'interno Bazzoli del sistema bancario. Le piace? E adesso no, guardi, i nomi che sta facendo veramente non... i nomi che facciamo noi non le piacciono. Zecchia apposta identificando personalità. Quelli che piacciono a lei non ce li dice. In sede opportuna si dovrà discutere di questo e il Movimento 5 Stelle dovrà presentare, ma nel momento in cui... State diventando molto prudenti, molto no, però guardi, scusi, che il momento non c'è, i partiti non prendono parte, il Parlamento nella nomina non prendono alcuna parte istituzionale, quindi però l'opinione la puoi esprimere. L'opinione gliela stiamo chiedendo giornalisticamente, sì. Però lei diceva quando verrà il momento. Il momento è questo perché l'unica cosa è dirlo pubblicamente, perché non è che lo potete dire nel segreto delle stanze nell'orecchio a qualcuno. Questo non è il momento per influenzare una scelta del genere con un profilo già definito, ma comunque in Italia non è possibile che non ci sia una persona diversa dal governatore Visco e debba essere riconfermato colui che si è macchiato di queste responsabilità. Quindi questo è assolutamente inaccettabile. Allora sentiamo l'ascoltatore Giuseppe da Napoli e sentiamo cosa ha da chiederle o da chiederci. Buongiorno, io chiamo per manifestare il mio pieno accordo con il documento politico che è stato firmato, perché non è possibile che in Italia, dopo che abbiamo parlato per anni, gente che ha perso centinaia di milioni, ha perso i soldi, due organi importanti, Consob e Banca d'Italia, non si possa fare un documento e dire che bisogna fare punto e da capo. Ma vogliamo scherzare? Vogliamo parlare di autonomia? Ma quale autonomia? Quasi sono state comprate banca quattro volte il prezzo, chi doveva controllare? Consob e Banca d'Italia purtroppo devono essere rigovernate in un modo diverso, non c'è poco da fare, la gente ha perso i soldi, ha azzerato i propri risparmi, ma stiamo scherzando? E vogliamo discutere di autonomia? Io non sono proprio d'accordo, sono d'accordo che qualcuno ha incominciato a dire mettiamo un punto fermo e andiamo da capo. Ma allora, però l'unica obiezione è che allora non c'era bisogno di un documento segreto a sorpresa, cioè bisognava fare una campagna politica dicendo quello che ha ripetuto lei, che ovviamente è una posizione politica. La mozione parlamentare è un documento in cui si esprime una volontà, punto. Per me penso che, perché tutto sto cancan non l'ho capito, la gente ha perso i soldi, lo vogliamo capire? Gente ha perso centinaia di milioni per anni. Giuseppe, le spiego, si figuri, io da anni chiedo che si faccia un dibattito pubblico, però io lo chiedevo il tempo giusto non è l'ultimo momento di campagna elettorale, soprattutto per un ex premier che ha avuto anni per poter aprire questo dibattito e tenerlo nelle forme anche rispettose e dovute istituzionali, perché allora è ancora più serio. Non si dimentichi tra l'altro
che a promuovere quella risoluzione è lo stesso che andò in televisione a dire agli italiani: comprate titoli MPS perché la banca è risanata. Allora lei capisce che la gente se le ricorda queste cose e dice: beh, tu però non è che sei proprio in linea, visto che poi MPS è andata gambe all'aria. E come giustamente dice lei, lì come in Veneto, come in tante altri casi, 12 banche, 64 miliardi di euro di valore bruciato, sono un'infinità, e la gente ci ha perso i soldi. Allora, pubblicità e subito dopo sentiamo il parere della Ruocco. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. Rieccoci, 8:36 minuti, arrivano le vostre telefonate sui temi più disparati, ma anche sulle banche. 800 24 00 24. Carla Ruocco è ancora lì? Sì, eccomi, buongiorno. Intanto una curiosità, perché sa che qui combiniamo, c'è grande polemica sui punti della patente, perché abbiamo letto le statistiche, e lei ha avuto qualche sanzione ultimamente? Ultimamente no, però mi è capitato di avere delle sanzioni. Eccesso di velocità? Che cosa ha fatto? Divieto di sosta. Ah, vabbè, no, perché qualcuno scrive: ho avuto la multa a Milano per 71 km all'ora. Poi arriva una proposta che lei deve sostenere: Oscar Giannino, governatore di Banca Italia. Ma siamo matti, ma perché vuoi mettere pensa tutto che attesa che ci sarebbe per la tua relazione, fammi Oscar sottoscrivere il protocollo, Carla Ruocco. Ci sono in Italia tante persone degne di grande prestigio, autorevolezza. Non dimentichiamo, la Banca d'Italia fa parte del sistema europeo di banche centrali, l'anno prossimo finisce il QI, ci vuole una personalità straordinaria che conosca di moneta e vigilanza. In Italia ce ne sono, anch'io condivido il protocollo Ruocco. Quale Giannino? Non lo so. Sandra da Treviso. Sandra? Io volevo... Sì, ecco. Mi sente? Prego. Buongiorno. Vada. Volevo dire qualcosa in merito alla mozione Renzi contro la Banca d'Italia, contro Visco. Siamo qui a posto. Allora, la premessa è che Visco comunque ha delle responsabilità e Banca Italia ha delle responsabilità in merito alla vigilanza, che non c'è stato, ce n'è stata molto poca. Però trovo veramente incredibile l'atteggiamento di Matteo Renzi, che con questa mozione ha fatto un autogol al suo governo, nel senso che gli è andato proprio contro. Ma chissà se autogol o deliberato, perché sa, la linea sembra quella sempre di indebolirlo. Diciamo un deliberato, ecco, autogol. Ecco. E diciamo che è anche una mossa estremamente elettorale, molto fra virgolette populista, anche se il termine non mi piace, e in questo modo si è smarcato o ha voluto smarcarsi dal problema delle banche, ma proprio in maniera sì, definitiva. Esatto. E il fatto è che secondo me, ed è la cosa che mi dà più fastidio, è che crede veramente che gli italiani siano stupidi, perché ecco, lui c'è stato 3 anni al governo già. E quindi... Puntini. Allora, una domanda che ci arriva via SMS è che però giro a Carla Ruocco, perché questo ascoltatore dice: ma se fossero proprio le carte di Visco che riguardano Etruria consegnate ieri in commissione la ragione di un attacco? Ora non voglio entrare in dietrologie, ma la domanda della Ruocco è: quando le vedrete quelle carte? Perché a questo punto siamo curiosi. Se fossero quelle carte, ancor di più è gravissimo che non ci fosse nessuno del Movimento 5 Stelle presente. Vabbè, ma mica le nascondono però, mica le nascondono, le vedrete. Guardi, era una riunione a porte chiuse e io vorrei sottolineare la gravità di questa circostanza. Uno riceve informalmente il governatore della Banca d'Italia in una situazione così critica, a porte chiuse, con Brunetta e Marino, e senza interpellare minimamente l'altro gruppo parlamentare, quello che poi ha caldeggiato per la ma questo lei lo ha già detto più di tutti quanti. Quando le vedrete? A maggior ragione queste carte adesso sono lì. Quali carte sono state consegnate? Cosa riguardano quelle carte? E poi chi ce le farà vedere, se ce le faranno vedere a questo punto? Che ne sappiamo se non ci sarà una scrematura tra le carte che ha presentato Visco però, a questo punto? Allora perché fare gli incontri a porte chiuse? C'è una procedura, si faceva una convocazione, c'è anche un modo per consegnare in maniera meno spettacolare del materiale presso la commissione in via formale, che poi viene analizzato nel corso
delle audizioni formali. Così si lavora in trasparenza. Cioè la commissione d'inchiesta è una commissione inquirente. In questo momento i membri della commissione hanno lo stesso potere della magistratura. Per certi versi, della magistratura. Ma lei l'ha mai visto un magistrato che in qualche maniera a porte chiuse incontra un indagato e senza dirlo, cioè in maniera totalmente informale, questo ha sbagliato Casini? Delle... Lei sta dicendo che Casini ha sbagliato. Casini ha violato il regolamento, non è che lo dico io, Casini ha violato il regolamento. Mi dica se lei conosce un magistrato che incontra gli indagati e gli consegnano i fascicoli senza un procedimento. Nicola da Padova. Pronto, buongiorno sì. A tutti, complimenti per la trasmissione. Io volevo è tutto merito di Oscar però, eh? Non è vero, merito di Luca. Beh, io seguo voi e Bordino su Radio Radicale. No, e quella è la concorrenza, siamo pazzi. No, vabbè, scherzo Nicola, dica. Allora io volevo dire una cosa in proposito alla mossa della Boschi che non ha informato i membri del governo in merito alla Banca d'Italia, eccetera, a modifiche, eccetera. Io credo che questo denoti una intromissione eccessiva del partito di maggioranza nei confronti del governo e sia una mossa in campagna elettorale, un basso colpo di Renzi nei confronti del governo. L'autogol voluto che diceva l'ascoltatrice. Ecco. E credo che noi italiani non ci meritiamo una classe dirigente di questo tipo e che dobbiamo far valere il nostro parere, la nostra volontà alle elezioni. Ecco, però qui entra un'altra cosa molto importante, la legge elettorale e come noi votiamo. La legge elettorale che sta per essere approvata, secondo me, ma è un mio parere, non è buona. E poi dobbiamo prepararci a creare una nuova classe politica partendo dalle scuole. La scuola, la buona scuola, la riforma, eccetera, secondo me non sta funzionando affatto, lo vedo sulle mie figlie, ne ho tre, lo vedo su mia moglie che è un'insegnante, come diciamo affronta ogni giorno sia le problematiche interne alla scuola sia di didattica, e non possiamo permetterci di far passare tutti i ragazzi con il 6 politico, lasciatemi passare questa cosa, pur di dire che la scuola funzioni. Bravo Nicola, l'unica mia osservazione, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto, soprattutto perché nel merito questa modalità di aver aspettato la campagna elettorale e poi differenziarsi in questa maniera così ruvida contro il suo stesso governo, contro il capo dello Stato che ha eletto e scelto lui, rompendo il patto con Berlusconi su questo, e da parte di Renzi, in realtà è esattamente ciò che impedisce una discussione seria su cosa non ha funzionato sulla crisi bancaria e quanto pesante sia la collusione, perché non è solo Banca d'Italia, è una collusione vasta. C'è l'Accademia in mezzo che firma le perizie, ci sono le rappresentanze delle imprese in tutte le banche, insomma è una questione molto importante che meritava un dibattito serio, e così va tutto in banca elettorale. Ecco, no, io in questo sono molto 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 d'accordo con lei, ma è proprio secondo me perché Renzi ne è consapevole che si inventa questa banderigliata al toro perché finisca tutto in campagna elettorale. Cioè effettivamente lui, Luca, come dicevamo ieri, io non ho cambiato idea, lui voleva io contro tutti, è deliberato e ci riesce da questo punto di vista, riallinea tutti dall'altra parte, poi che questo gli riesca elettoralmente, auguri, io non so cosa dire, ma è un peccato ridurre a questione elettorale. Ma questo lo chiediamo alla Ruocco, una mia idea, secondo me se l'obiettivo è sottrarre consenso ai 5 Stelle su questo tema, lui non recupera un voto su questo, no, magari fa polvere, magari prende in mano l'agenda, è abilissimo, attenzione a cavalcare questa cosa, però io devo chiedere a Ruocco se ha letto ieri il pezzo di Tommaso Ciriaco su Repubblica che citavamo, in cui Renzi dice con questa legge il Movimento 5 Stelle non becca neanche un collegio. Se ha letto questo, ma guardi, questo è una vergogna. Tra l'altro, io appunto. Sì, ma che lei anche, si arrabbiasse lo sapevo. No, se pensa che sia vero. Cogliendo anche l'invito del dottor Giannini, che giustamente non vuole, vuole che si entri nel merito dei problemi ed è corretto così. Io non voglio neanche parlare del fatto che il Rosatellum è impacchettato contro il Movimento 5 Stelle, perché questo è palese. No, ma le chiedo questa profezia specifica. Le
coalizioni sono avvantaggiate, il Movimento 5 Stelle non va in coalizione. Ma il problema è che ha polverizzato il diritto di scelta dei cittadini rispetto ai loro rappresentanti politici. No, guardi, noi su questo ci siamo espressi qua, sia io che Oscar abbiamo detto perché non ci piace la legge, ma le chiedo, pensa veramente che se passa la legge al Senato voi non beccherete neanche un collegio uninominale? Non la voglio commentare questa frase, non la voglio proprio commentare. Me lo risparmi questo commento, perché io non ce la posso fare. L'idea di poter fare delle alleanze invece mali estremi, estremi rimedi? Con questa gente assolutamente no, con gente che comunque si comporta in questo modo su tematiche così importanti, sui reati bancari, appunto l'ascoltatore diceva prima quanto siano scottanti queste questioni per i cittadini, sulla scuola ci sia questa gestione rovinosa. No, nessuna alleanza. Lega compresa. Grazie a Carla Ruocco, Lega compresa.